Ma bentornati a un nuovo video. Come state? Io tutto bene. Oggi è festa, infatti noi siamo usciti, siamo appena rientrati a casa e quindi mi sono fiondata subito a registrare un nuovo video perché ho tantissimi terminati di maggio, sono ben due ceste piene, stracolme. Quindi partiamo subito. Allora, parto da un prodotto che di cui ho già il backup, che appunto mi ha regalato mio marito. Sto parlando del Lux Active Cleanser di Eteria Cosmesi Naturale. Mi è piaciuto da impazzire, ma il punto, il backup lo utilizzerò poi, l'ho già messo via per l'autunno perché in estate è un po' più pesante, diciamo, perché cos'è? Una sorta di burro struccante, un olio che io massaggiavo bene sulla pelle del viso, non sugli occhi, però ma si può tranquillamente anche utilizzare. E ne mettevo un po' nel palmo della mano e poi con un pannetto inumidito di acqua tiepida rimuovevo tutto. Ottimo, fantastico, super super consigliato questo appunto. L'ho amato. Poi terminato questo di Nuxe, vi ricordate il Rêve de Miel? Allora, questo l'ho utilizzato inizialmente sul viso. Questo si chiama Gel Face and Body, ecco, ultra ricco cleansing gel per le pelli secche e sensibili. Mi è piaciuto tanto, però alla fine mi aveva un po' stufato sul viso, anche se l'ho amato, l'ho apprezzato, eccetera, e quindi l'ho terminato sul corpo, che comunque l'ho trovato ottimo. Infatti è un maxi formato da 400 ml, perfetto nella stagione più fredda, quindi invernale, e contiene miele, esatto, c'è scritto miele, e un'altra cosa che non so tradurre, no, olio di sunflower, girasole, sì, olio di girasole, penso, e, esatto, sì, e comunque insomma l'ho amato, mi è durato tantissimo per il viso in modo particolare. Poi ho terminato questa di Belay, che è l'acqua micellare. Ho ancora in utilizzo la mousse viso che adoro, vi lascio se riesco, perché visto che sono tantissimi prodotti, sono, mi sembra più di 50, non mi ricordo più perché ho perso il conto. Se riesco vi lascio la lista, altrimenti abbiatevi veramente pazienza, ma non credo che la lascerò. Comunque, se riesco, sì, lo sapete. In genere la faccio, però di questo video, che sono veramente tanti. Comunque, Belay è un brand di Amazon. La mousse l'ho amata e anche l'acqua micellare l'ho trovata molto, molto buona. È un'acqua micellare per le pelli normali, strucca bene. Non mi dà fastidio sulla pelle, ovviamente poi la risciacquo. Qui dice no, non risciacquo, ma ovviamente noi la risciacquiamo, vero? 200 ml, low cost, quindi ve la consiglio da provare, perché no. Ho terminato un altro prodotto che ce n'è ancora un po' sul fondo. Niente, io poi me ne accorgo solo in fase di video, che rimane sempre qualche residuo, sembrerebbe di no, invece poi sì. Vabbè, comunque lo vado a terminare stasera e l'ho già ricomprata 3 volte. E questa è l'acqua micellare più latte idratante di Garnier Skin Active, che consiglio a chi ha una pelle secca, una pelle sensibile, una pelle disidratata. Ecco, mi piace tanto, deterge, idrata e strucca senza risciacquo anche qui, ma no, non è vero assolutamente. Sono 400 ml, la trovate da acqua e sapone, da Lila Poix, non lo so, volevo dire da Esselunga, per chi ha la fortuna di avere l'Esselunga, e forse anche da qualche altra parte. Può darsi che sia arrivata anche di qualche Tigotà, non l'ho più vista, cioè non l'ho mai vista da Tigotà. Ho terminato questo doccia shampoo, no, utilizzavo solo come doccia, di Balea. Questi, sapete, li compro in genere, sono quelli da insieme a 99 centesimi, una cosa del genere. Questo si chiamava Dream Big, formula idratante delicata. Ah sì, buono, insomma, sono dei classici doccia schiuma. Questo forse era in edizione limitata, forse no, non lo so, alcuni lo sono. Comunque, direi, insomma, che mi è piaciuta. Sì, normale. Sempre come doccia schiuma, già che ci siamo, ho terminato come bagno doccia questo di Ecos, che
che mi è piaciuto tanto, molto delicato. Questo era la Malva. Esiste anche un'altra versione, se non erro. Sto parlando appunto di un prodotto bio, biocertificato ICEA, non testato sugli animali, maxi formato da 500 ml, prezzo piccolo e maxi formato, quindi vi durerà un sacco e mi è piaciuto tanto, ma non è la prima volta che lo acquisto, quindi insomma vado sempre sul sicuro. E poi ho terminato la Dove Mousse Doccia che devo dire mi avete consigliato e avevate ragione, con olio di rosa. Proverò le altre versioni, sembra di averle viste. Pelle morbida, una bella mousse super compatta, ottima, ottima. E ovviamente la potete utilizzare anche per radervi. Non è il mio caso perché, come sapete, io non ho peli e quindi sono fortunata, sì. Poi ho terminato la mousse invece per l'igiene intima che mi aveva inviato Pierpaoli della linea Prebiotic Collection. Una mousse estremamente delicata, avevo provato sia quella viso sia questa che è proprio la mousse intima delicata. Questa conteneva, ovviamente essendo anche biocertificata e anche vegan, conteneva un inci strepitoso. Innanzitutto, allora, aloe, il succo di aloe era al secondo posto, poi conteneva la glicerina, conteneva il fico d'India, me lo ricordo perché è una linea estremamente idratante e interessante. Vi invito, magari vi lascio il link sicuro, e poi ci sono comunque altri prodotti, ma pochi perché insomma ha un inch abbastanza breve. Ve lo lascio, guardate se riuscite a vederlo. Sono 150 ml, anche questa consigliatissima. La trovate però, se la volete acquistare, sul sito ufficiale di Pierpaoli. Poi ho terminato una crema struccante che ho amato moltissimo, proprio una crema. Era una molto fluida, molto leggera, di Marianneau della linea Green. Piano piano sto terminando tutti i prodotti. Mi è rimasta l'acqua antiossidante al kiwi e l'esfoliante. Poi gli altri li ho terminati. Mi sono piaciuti tanto, sono anche questi abbastanza low cost. E questa era l'estratto di ninfea, quindi delicato. Anche questo poi lo rimuovevo con un panno. Fantastico. Ho terminato dopo tantissimo tempo, con grande dispiacere, e non ce n'è più, assolutamente è vuota, lo step 2 di Sensai Cream Soap. Questa l'avevo, non mi ricordo se me l'aveva regalata a Manu o l'avevo acquistata da lei, forse me l'aveva regalato, non me lo ricordo. Manu, tu te lo ricordi? Adoro, 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 adoro i prodotti Sensai, li adoro. Ho anche adesso in utilizzo quello di Kanebo, che mi piace altrettanto. Questa ne bastava una puntina perché faceva tantissima schiuma, una creamy soap fantastica. Se conoscete questi prodotti lo sapete, quindi costa un po', sì, ma vi dura più di un anno. Sì, il PAO è un anno, ma vi dura anche di più di un anno. Poi comunque non è un prodotto bio, quindi può durare anche di più. Ho terminato l'ennesimo prodotto, questo di Collistar, che è la Magica CC CC Capelli Cure Colore. È una maschera riflessante al castano, castano cioccolato, volevo dire, sì, ok, per capelli castano scuro e castano chiari. Io lo amo. Ora ho in utilizzo anche quella che avevo comprato da Tigotà, se vi ricordate, ma questa la ricomprerò sicuramente. L'alterno a quella che ho già in uso, l'avete vista forse nell'hair care routine che vi lascio qui. Quindi è un castano cioccolato proprio fantastico, la faccio una volta al mese, mi dura 4 mesi, almeno 4, sì, 4 volte. Adoro, 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 e per ora la utilizzo, va bene così. Ho terminato questa crema corpo favolosa che mi ha regalato la mia amica Giorgia, grazie tesoro, è di Corres, che la pronuncia un'altra, se voi andate in Grecia loro la pronunciano in un altro modo, che lei mi lascia sempre nei vocali, ma io non ricordo. Corres, mi sembra. Comunque, body milk, infatti era proprio un latte, non era una crema, era proprio un latte molto leggero, mi è piaciuto moltissimo. Fatemi sapere se avete provato i prodotti di Corres o Corres, non mi ricordo più, alla rosa giapponese, ecco sì, rosa giapponese, e ottima, ottima. Amo molto questi prodotti e
e lei appunto è stata molto carina quando è venuta l'ultima volta e me l'aveva regalato. Sì. Ho terminato di Green Pharmacy, che non ha nulla di green, ve lo dico già, anzi, inci terribile, però dai, l'ho utilizzato, un olio per massaggio anticellulite, dopo la doccia con la pelle umida l'ho utilizzato, devo dire che mi è durato pochissimo, sono 200 ml. Forse qua un po' l'ho sprecato perché non ha un grande, ecco, come vedete, un po' l'ho perso, diciamo, però sì, insomma, l'ho sprecato, però vabbè, insomma, l'ho utilizzato, non lo ricompro più, però un po' si sì, ha fatto, un po' ha fatto. Comunque sto facendo molti trattamenti, vi faccio il video, promesso. Ma ora sto utilizzando l'olio anticellulite di Eteria, che ragazzi è proprio un altro pianeta. Ho terminato un siero che ho amato moltissimo. Questo lo trovate da OVS, è di Feel Free, che ricorda un po' Now Bay, no? Infatti è sempre di origine spagnola la marca, esatto, Made in Spain. Certificato EcoSerte, un fantastico siero anti-aging con acido ialuronico, melograno, argan oil, esatto, era su base cremosa, quindi un po', vediamo se esce, ah, si esce ancora un pochino, è rimasto, si vede nel cremoso ma leggero, una crema leggera, sicuramente lo andrò a riacquistare in autunno perché l'ho amato, apprezzato moltissimo. Così come il Sien, che sembra che ce ne sia ancora, ma io l'ho tenuto a testa in giù per un bel po' di tempo. No, ce n'è ancora. Niente. Ok, anche questo continuerò a tenerlo a testa in giù. Nuovamente, questo è il Sien che ho già ricomprato, il Cellular Beauty Serum, favoloso. Quindi grazie a Betta. Ciao tesoro, ovviamente parliamo della regina della Lidl. Era... E quindi lo utilizzo ancora un po' perché non era particolarmente pesante. Bello che era questo siero. Mi è piaciuto tanto. Pelle più compatta e anche luminosa, perché di questa linea ho anche altri prodotti che sto utilizzando. Ho terminato questo che non esiste più di Sephora, che è l'olio siero rigenerante, molto rigenerante, che ho utilizzato fino a sì, inizio mese, questo è già un po' che l'ho terminato, mi è piaciuto, ma comunque tanto mi sembra che non esista più da quello che ho capito. Avevo pochissimo prodotto, ne è rimasto un goccino di questo prodotto, un trattamento speciale per i capelli idratante di Hermed, un brand di cui vi ho già parlato sicuramente nel video sull'hair care routine, non ne sento mai parlare. Questa è un trattamento idratante per i capelli che utilizzavo soprattutto d'estate, ma ovviamente l'ho terminato ancora in questo periodo. Mariano, questo è un prodotto che mi è piaciuto, anche questo, un acqua micellare express molto semplice, nulla di, cioè, nulla di che, nel senso può anche darsi che io la riacquisti. Démaquillant idratante, costava 12,50, ma c'era la promozione 1 più 1, quindi insomma l'ho pagato sicuramente meno, ma niente male. Comunque i prodotti Mariano mi piacciono sempre molto. Ho terminato questa di Balea, che è la mousse, l'ho trovata molto idratante, molto, perché contiene l'avocado, il miele e non so se si trovi ancora, però ne avevo presa mi sa solo una. Sì, ormai è terminata. Ho terminato questo prodotto che è latte detergente biologico dei Provenzali Bio, la linea Bimby, ma si può utilizzare tranquillamente, cioè la potevo utilizzare e l'ho utilizzata sul viso. Protettivo extra dolce, mi è piaciuta moltissimo, sono 200 ml e mi è piaciuta. Sì, Provenzali poi, insomma, sono della mia città. Conteneva acido lattico, acqua di malva e vitamina E. Sì, veramente buono. Ho terminato la crema viso anti-age caffè verde di Ecos. Anche questa è un'ottima crema, molto valida. Un po' adesso non andrebbe. Ah, sì, mi si è rotto anche il tappo. Nel frattempo, sì, quando la utilizzavo, ovviamente non ce n'è più. 99,4% di origine naturale, bio certificato ICEA vegan. La trovate da Tigotà a un prezzo un piccolino.
Ve la consiglio, ovviamente era anche antiossidante, oltre che anti-age. Adesso per l'estate no, non ve la consiglio perché comunque non è proprio leggerissima. Ho terminato il mio grande amore, che però ho già ricomprato. Sto parlando del detergente intimo rinfrescante con menta e malva bio di CN Nature, la linea biocertificata proprio che io amo e sinceramente appunto. L'ho già riacquistata. Poi vedo che due campioncini, ora cade tutto, due campioncini che ho tenuto stranamente perché ne utilizzo talmente tanti, però li ho tenuti perché ve ne volevo parlare. Sto parlando del Vichy Aqualia Thermal, è un gel crema reidratante per le pelli miste che mi è piaciuto tantissimo, che infatti ho detto quasi quasi potrei prenderlo per l'estate perché è proprio perfetto. Essendo proprio anche specifico per le pelli miste, proprio un gel reidratante leggero, ottimo. Così mi è piaciuta anche tanto questa che credo che me l'abbia regalata la Stefi. L'ho provata subito di Clarins Recherche, non so come si pronunci. È una maschera notte, una sleeping mask che mi è piaciuta tantissimo. Quindi potrei valutare anche l'acquisto. Andiamo al secondo cestone. Allora, secondo cestone, eccolo qua. Partiamo da una maschera capelli Omia. Questa è sempre una garanzia. Le maschere di Omia, quella all'aloe, questa in particolare quella all'olio di argan per i capelli lisci, insomma, per avere capelli lisci, è perfetta. Certificata ICEA, questa la trovate ovunque nella grande distribuzione dell'EcoBio, insomma, favolosa veramente. Mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Io, come sapete, forse ve l'ho già detto, le maschere per i capelli le faccio pre-shampoo, quindi le utilizzo sempre pre, sempre, sempre, sempre. E le tengo su non tantissimo, ma al massimo mezz'ora, poi faccio la doccia e lavo via tutto. Poi ho terminato una saponetta favolosa che ho utilizzato per lavare i pennelli, è questa di Provenzali alla camomilla. Mi è piaciuta tanto, non so se è la prima volta che la utilizzo perché adesso non me lo ricordo, però devo dire ottima. Ho terminato due burri corpo che stavano finendo, quindi ho fatto prestissimo a terminarli. Questo di CN Nature, famosissimo, ogni tanto lo ritirano fuori. Questo è il Tanka, quindi con sì, il burro di karité e Tanka Bean. Qui c'è un capello, vedo che non c'entra niente. Sono 200 ml. E biocertificata, ottima soprattutto per la stagione invernale, così come questa che è strafamosa. Insomma, secondo me The Body Shop è proprio famosa per i burri, no? I burri corpo, ovviamente anche questo è terminato. Questo era quello ottimo tra l'altro al burro di karité shea butter, strepitoso dopo la doccia, pelle umida, fantastico. Sempre per quanto riguarda il corpo, ho terminato questi due che mi avevano inviato per Natale, Lush. Allora, c'era questo che era particolarissimo come prodotto, si chiamava, non so se c'è ancora, ve lo lascio scritto qua sotto, Yognog. Infatti era un balsamo corpo che voi, dopo la doccia, pelle umida, lo stendevate e poi di nuovo lo risciacquavate, quindi pelle morbida, profumata, luminosa, nutrita, mi è piaciuto tantissimo, molto molto particolare. Invece questo era una crema corpo, anche questa fantastica, Snowflake, ma ve ne avevo sicuramente già parlato, conteneva latte di mandorle, burro di cacao, quindi estremamente nutriente. Fantastica, queste le tengo perché poi sapete che se ne riportate 5 vi danno una maschera in omaggio, mi sembra 5 che siano, sì. Poi cosa ho terminato? Ho terminato questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo di Elan, che utilizzavo già da parecchio, della linea d'oro, Lip Care, era sia scrub e sia balsamo labbra che utilizzavo alla sera, lo applicavo e al mattino avevo delle labbra belle morbide, idratate. L'ho amato tantissimo, veramente lo ricomprerò sicuramente. Ho terminato poi di Balea questo trattamento alla vitamina C. Non so se l'avete mai provato. È un trattamento concentrato alla vitamina C
Era una cremina leggera, devo dire che mi è piaciuta molto per andare. Ho terminato poi un siero, che questo lo compro e lo ricompro sempre, di Biofito Relax della linea Hydro Avena. Vabbè, non si legge quasi più nulla, però insomma è terminato. Siero viso concentrato di acido ialuronico favoloso, abbastanza leggero come texture, ma comunque molto molto idratante ed è specifico per le pelli secche, disidratate, ma anche pelli normali. Questi sieri sapete che ve li consiglio da anni. Questo non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, è di Alverde, al Q10, molto meglio quello di Balea, benché non sia certificato, chi se ne frega. Questo è biocertificato, non si assorbiva mai, faceva scia bianca, texture, no, non mi è piaciuto, brutta, brutta, brutta. Ho terminato le ampolle di Sien, ve l'ho fatte vedere nel video dedicato al collagene che vi linko qui. Trattamento a me è piaciuto tanto, erano appunto queste ampolle, chissà se che il signor Lidl non ce le riproponga, Beauty Express Trackman, e bello, io le facevo all'occorrenza, sì, poi le potete fare appunto o tutte insieme, cioè una sera, insomma uno fa un po' come crede. Questi di Cotoneve, che sono i dischetti, ogni tanto li compro ancora alternandoli agli altri. 100% cotone bio, i miei preferiti sono questi di Cotoneve, a volte non li trovo e ne compro altri. E anche questi sono 100% cotone biologico, questi in particolare sono all'aloe, ma come vi ho sempre detto, non trovo differenza. Ho terminato il mio dentifricio preferito, compro sempre lui. Aloe gel di Equilibra, io lo amo, bello fresco, in gel, dentifricio sbiancante, mi trovo benissimo. Poi, cosa ho terminato? Butto via questo pennello perché purtroppo, ahimè, perde tutti i peli, mi dispiace. Questo, mi ricordo se era quello di Everyday Minerals o forse faceva parte di un set, sì. Poi ho terminato due creme contorno occhio, forse anche più. No, allora sì. Non ne ho di più. Mamma mia, quanti prodotti. Allora, questo Beauty Effect, questo era il siero. Sì, non era male di Balea. Non era male, no. Non mi era piaciuto quello invece, quello molto, sì, quello con il calcio, quello proprio tremendo, non si assorbiva mai. Il siero sì, però ne posso fare a meno, diciamo, ecco. Questo l'ho amato pazzamente, di Feel Free, sempre la marca che troviamo da OVS, questo ve lo consiglio, antiossidante. Questo anche acido ialuronico, con il caffè, il limone, cioè secondo me ingredienti strepitosi, ovviamente parliamo di prodotti bio. Ho terminato questo di Estée Lauder, che è il Revitalizing Supreme, era in gel, un'antietà, questo me l'avevano inviato tramite Octoly, era molto particolare, si premeva qui e usciva il gel, che adesso appunto non ce n'è più, perché di prodotto ce n'era poco, a dire il vero. Devo dire che non era male, non era male, non penso di comprarlo. 8 ml, e comunque non costa poco, 8 ml, cioè ci rendiamo conto. Ho terminato questo di Terra Naturi, questo brand l'ho trovato da Müller, l'avevo preso in Austria e l'avevo comprato per la seconda volta. Ha un'azione lifting molto consigliato per sempre autunno-inverno perché è bello corposa come texture, appunto. Poi ho terminato questo booster idratante di questa linea Simple che io trovo da Iper Soap. Water Boost che io addizionavo alla crema, soprattutto insomma adesso l'ho terminati a maggio questi prodotti, ma li avevo utilizzati maggiormente più in autunno-inverno. Ottimo. Ho terminato un acido ialuronico, questa è una mini size, però di prodotto ce n'è parecchio, di Gabor, che è un'azienda tra l'altro genovese che non conosce nessuno. Sono 10 ml, ma di utilizzi ne fate parecchi. È un acido ialuronico ottimo, concentrato, ecco, c'è proprio scritto così, e lo compravo anni fa da Limoni, ora non so se si trova ancora. Ho terminato di Lab Care l'omega 3 più omega 6, concentrato anti-age, nutriente riparatore, rigenerante.
Ottimo anche questo, sono quei sieri che io utilizzo tantissimo, infatti appunto li sto piano piano terminando tutti. Ho terminato di Balea, questo che era il booster, io lo chiamavo così, Energy, un booster energizzante che conteneva anche vitamina C. Mix and match, sì, voi appunto si prelevava e io lo andavo a inserire all'interno di creme o sieri cremosi. Mi è piaciuto molto, molto. Ho terminato a malincuore di Eterea Cosmesi Naturale, ma mi è durato tantissimo. L'Intensive Anti-Pollution Serum, un siero favoloso, favoloso, soprattutto consigliatissimo se vivete in una città ovviamente inquinata e molto leggero, idratante, lenitivo, difendeva e proteggeva la pelle, proprio fantastico. Ho terminato questo, scusate come ve lo faccio vedere, ma del dottor Konopkas, ottimo questo face peeling brightening che quindi dopo l'utilizzo lasciava la pelle luminosissima. L'ho apprezzato moltissimo e quindi probabilmente lo riacquisterò. Questo di CN non nature, quindi assolutamente non bio, CN Gold, siero antirughe, effetto lifting, sicuramente donava una bella luminosità, quello sì, per il resto non ho visto grandi cose. Ho terminato una maschera che è una delle mie preferite, che è quella di Cartier, una maschera all'argilla rosa specifica per le pelli secche, le pelli sensibili. Devo dire che è fantastica questa maschera, non è la prima volta che la compro, con aloe vera, è biocertificata, infatti è specifica per le pelli sensibili. Ho terminato questo shampoo di Garnier Ultra Dolce all'ennea, aceto di mora, lo utilizzavo a volte alternato sempre ai miei soliti shampoo bio, questo è proprio specifico per i capelli scuri, idoneo a lucentezza, ravviva i riflessi con estratti naturali. A volte a fine, cioè, facevo uno shampoo e poi utilizzavo lui per ravvivare un po' i riflessi. Devo dire che mi è piaciuto, ma non so se si trova ancora perché è tanto che lo avevo, quindi non credo. Ho terminato lui. L'ho amato tantissimo e l'avete amato anche voi. Di Natyr, il siero lifting viso e décolleté, illumina e distende. Lo avete amato, me l'avete scritto e io l'ho amato pazzamente. Uno dei miei preferiti. Illumina davvero, ma davvero, davvero con mango e papaya, strepitoso, strepitoso. L'ho finito molto velocemente. Ho terminato di Sunflor la Essence Mervilleuse, vabbè, la Essence meravigliosa. Era un siero concentrato anti-età, rigenerante da utilizzare semplicemente ed esclusivamente di notte. Mi è durato oltre il PAO. L'ho amato moltissimo. Invece la tipo non è un tonico, è una lotion, ce l'ho ancora, direi, sì. Ho terminato e ho amato moltissimo questa crema di Lab Care, che era quella, vedete, al tappo nero, acido ialuronico nera, quindi era nera, ma poi quando andavate a stendere, ovviamente il colore andava via. Mi è piaciuta da impazzire. Quindi si chiamava crema viso nera anti-age concentrata con acido ialuronico nero, ottima. Ho terminato, l'avete vista tantissime volte, questa di Delidea che è il balsamo corpo idratante all'albicocca e mango. Mi piace forse il mango, sì. Mi è piaciuta da impazzire, consigliatissima. Non è troppo pesante, forse vabbè, magari per l'estate un pochino sì. Però pensavo fosse, lo fosse molto di più, ecco, quindi io ve la consiglio, magari più per l'autunno forse. Ho terminato un mascara di Essence, questo si chiama Lush Princess, non era male, eccolo qua, questo era lo scovolino fatto in questo modo, sì, non era male, non è forse il mio preferitissimo di Essence, però insomma, non era affatto male. Poi ho terminato di Isana che ho preso in Germania da Rossmann perché è un brand venduto praticamente è il corrispondente tipo di Balea però da Rossmann, ecco. Questa era una fiala limited edition Hydra Glow Concentrate, ottimo, mi è piaciuto tantissimo.
faceva proprio un bel effetto plumping e anche luminosità. E ho finito poi queste di Rocher, che erano delle ampolle, anche queste però non esistono più, tra l'altro. Rughe e luminosità, sì, dai, non erano male, sì, un pochino facevano. E poi ultimo prodotto è un sapone che mi è piaciuto tantissimo di Lush, di cui vi lascio il nome perché in questo momento non mi ricordo, aveva delle foglie. Era l'Argan, mi è rimasto un pezzettino piccolissimo, l'ho amato tantissimo per il viso, mi lasciava, faceva una leggera schiuma, mi lasciava la pelle morbidissima, ottimo. Me l'avevano, non mi ricordo se me l'avevano regalato, comunque insomma mi hanno dato un pezzo di questo sapone, mi è durato parecchio. Quindi video terminato, video infinito, mi scuso se mi sono un po' dilungata. Fatemi sapere se questi prodotti li avete provati. Ci vediamo qua sotto nei commenti. Un bacio grande e al prossimo video. Ciao!